Signore e signori, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Oggi è il 12 ottobre del 2019, siamo a Pianoro, nel parco del Ginepreto, alla camminata Du Pas par Pianor. Abbiamo fatto l'iscrizione, io sono numero 250, la signorina è il numero 249, ci sta ignorando in malo modo. Allora, la camminata fa parte delle sagre di ottobre, insomma di autunno, qui a Pianoro. Questo fine settimana c'era una volta, prossimo fine settimana Tartufesta e quello dopo ancora la sagra del tortellino. Ora, qui abbiamo un po' di informazioni assortite. Ad esempio, oggi c'è lo spettacolo di burattini, poi dopo ovviamente gli stand gastronomici dove si mangia, e stasera si balla, domani c'è il torneo di scacchi, poi la sfilata degli amici a quattro zampe, dei patati, poi dopo sì, altre varie cose. Prossima settimana per la Tartufesta ovviamente sarà tutto a base di tartufo e funghi, ci sarà anche domenica la solita mostra micologica e alla sagra del tortellino, come dice il nome, ovviamente Sua Maestà il tortellino la farà da padrone. E questo è quanto. Il menù qui di oggi è questo. Piatti della tradizione, direi. Comunque, la partenza ufficiale sarebbe alle 4. Sono ormai quasi le 4 perché siamo stati in casa a guardare i video sui bradipi e di quanto sono scemi i bradipi. Sono scemi i bradipi? No. Secondo la fanciulla, i bradipi non sono scemi. Direi che possiamo anche partire. Quanto si mancheranno? Non lo so, non ho l'orologio. 53, dai, partiamo. Lì fanno anche le castagne. Non le ho detto, signorina, che oggi è l'anniversario delle camminate, cioè dei video delle camminate in realtà. Le camminate le facevo già da molto prima, però oggi praticamente compie un anno il fatto che faccio i video delle camminate, quindi festeggio! Non si è visto, aspetta. Festeggiamo! Yeah! L'ho scoperta anche l'America. Sì, però è l'anniversario del video delle... Un po' di entusiasmo! Mi sta smontando in questo modo. Che tristezza! Dietro di noi là c'è la partenza ufficiale, ma noi siamo ribelli e partiamo 5 minuti prima. Lì c'è il bivio tra mini maxi alternativa, la mini va dritto. Buongiorno. Maxi alternativa su di qua, che stiamo andando verso il laghetto che è qui dietro, dove va sempre Giuseppe, ciao Giuseppe, a pescare, che è un mio cugino, tecnicamente lui e mia mamma sono cugini, quindi erano cugini di secondo grado, è così? Perché? Che ne so, no, lui e mia mamma sono cugini. Che gliene frega a loro dei tuoi cugini? Vabbè, è mio cugino. E qui c'è l'altro bivio tra maxi e alternativa, l'alternativa va su di là, la maxi di qua, presumo di sapere dove, cioè che poi si rincontrano là sopra. Dunque, stavamo salendo su per la salita che solita, che va a Ariosto, e adesso si gira per di qua, come l'anno scorso del resto, salve, per di qua. C'è un po' di foschia. Quindi le colline non si vedono benissimo. Bene, siamo arrivati su all'incrocio che da una parte si va a Pianoro, dall'altra si va a Botteghino. Siamo al ristoro e abbiamo la maionese di castagne, molto buona, lì, con le olive anche. Acqua e tè. I limiti esistono solo nell'anima di chi è a corto di sogni. Vamo là. E commentano. Bellissima la frase. Philippe Petit. E quel funambolo che ha fatto la traversata delle due torri in America. Esatto. Che ha fatto quel famoso film che vuoi. Ci siamo appropriati di una parola. Allora, il quando è nella notte, cioè domenica mattina in pratica, della notte tra sabato e domenica, il 27 di ottobre, c'è questa cosa strafica della corsa che non c'è, perché effettivamente non ci avevo pensato, cambia l'orario, è alle 2 di notte e con l'arrivo alle
di nuovo alle 2 di notte perché cambia l'orario. È bellissima sta cosa. E al termine, soprattutto pasta party per tutti, questa cosa è bellissima. L'anno scorso si proseguiva di là, invece quest'anno fanno girare subito di qua. Mi dà l'idea che sia perché il campo potrebbe essere parecchio infangoso. Comunque, panorama molto bello. Sì, lo so che non si dice infangoso, comunque è un misto tra infangato e fangoso, ok? Ora, sono contro luce, non so bene che cosa si stia vedendo, però è bello con questa foschia. Orbene, e adesso che siamo arrivati qua giù in fondo, si gira, in là ci sono le frecce, si vede, verso i campi. E siamo arrivati, vi metto le statistiche di Rantastic in 3, 2, 1. Ah, piccola nota, l'ho fatto partire un po' in ritardo come al solito. Ristoro, che ci sono tante cose buone, c'è le fette di pancarè con la Nutella, con le crostate, con la marmellata, quante buone cose! Bene, dopo esserci rifocillati al ristoro, i premi di partecipazione, si poteva scegliere tra la maglietta, faccia vedere signorina, facci vedere, ha perso il fogliettino di carta, bene, oppure cappellino e, no, il CD era comunque a prescindere, cioè cappellino e CD oppure maglietta e CD con musiche assortite. Bene, ora per festeggiare il fatto che questo è l'anniversario, da oggi cominciamo una nuova rubrica, la recensione della camminata. Si allontana. Perché te ne vai? Vieni qua. Allora, recensione della camminata. Che voto diamo alla camminata? Beh, direi 9. Percorso molto bello, non particolarmente faticoso, quindi adatto a tutti, insomma, un po' di salita, ma niente di che. Molto bello panoramico. Oggi c'era anche la foschia, quindi era anche suggestivo, ma è comunque bellissimo anche quando c'è il sole, poi in autunno così, quindi i colori delle piante, molto molto bello. Ristori molto buoni. Due, uno su e poi questo qui, con diverse cose molto apprezzate. Premio di partecipazione carino. Adesso il CD non l'abbiamo ascoltato, ma insomma, vabbè. E organizzazione molto buona. C'erano molte frecce, impossibile sbagliarsi. C'era anche agli incroci, così c'erano le persone che facevano attraversare. Quindi, decisamente ottima! Va bene, con questo ce ne possiamo andare. Ciao ciao! Vuole chiudere